diritto civile, video lezione numero 2, la capacità di agire e i diritti della personalità. Capitolo 4, la capacità di agire e la protezione degli incapaci. La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare senza l'interposizione di altri soggetti di diritto. Le vicende della capacità di agire. Acquisto della capacità d'agire. L'acquisto della capacità giuridica coincide con la nascita del soggetto. La capacità di agire, invece, si acquista con il conseguimento dell'attitudine a curare da sé i propri affari ed interessi e dunque di un'adeguata maturità per compiere atti idonei a modificare la propria situazione giuridica. Tale maturità viene individuata dal legislatore al compimento della maggiore età. Vi sono alcune eccezioni. Per ottenere, ad esempio, il riconoscimento di un figlio naturale, basta l'età di 16 anni. Altra eccezione, il tribunale può autorizzare al matrimonio il minore che abbia compiuto i 16 anni. O ancora, la capacità lavorativa si acquista al compimento del 16° anno d'età. Anche in tema di adozione, ad esempio, per i maggiorenni è necessario il compimento del 35° anno d'età. Limitazione della capacità di agire. La capacità di agire si acquista con la maggiore età e si conserva di regola fino alla morte. La capacità di agire è limitata o esclusa se un soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendono in tutto o in parte incapace di provvedere ai propri interessi, ovvero abbia subito particolari condanne penali. Le figure di incapacità parziale di agire. L'emancipazione del minore per il matrimonio si ha allorquando abbia contratto matrimonio prima dei 18 anni. Gli effetti della emancipazione sono la cessazione della responsabilità genitoriale. In particolare sull'emancipato cessa la potestà parentale e viene sottoposto a curatela, cioè all'assistenza per taluni atti di un curatore. L'acquisto di una limitata capacità di agire circoscritta dalla legge agli atti non eccedenti inoltre l'ordinaria amministrazione. Altri effetti dell'emancipazione sono l'inabilitazione. L'inabilitazione pone il soggetto in una condizione di parziale incapacità, la stessa in cui versa il minore emancipato. Si ha ad esempio nei casi, quindi questa inabilitazione, si ha ad esempio nei casi di infermità abituale e attuale di mente, non grave o in alcune imperfezioni o menomazioni fisiche, come la sordità o la cecità dalla nascita. A differenza dell'interdetto, l'inabilitato conserva una cosiddetta capacità legale limitata. L'inabilitato infatti può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. L'inabilitato ha altresì la capacità di compiere gli atti personali come matrimonio, riconoscimento del figlio. Per gli atti invece eccedenti l'ordinaria amministrazione sono necessari l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore. Gli atti eventualmente compiuti senza l'osservanza delle formalità prescritte solo sono annullabili su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa. Le figure di incapacità totale di agire. La minore età. La minore età dà luogo ad una figura di incapacità legale assoluta. Pertanto egli non può compiere atti di natura negoziale né può stare in giudizio. Può tuttavia per il diritto penale commettere reati ed essere imputabile se ha compiuto gli anni 14. Può compiere gli atti giuridici in senso stretto idonei ad acquistare o conservare un diritto. Risponde delle conseguenze dell'atto illecito purché sia stato capace di intendere e volere al momento del compimento dell'atto. Il negozio compiuto dal minore è annullabile e l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni,
che iniziano a decorrere dal raggiungimento della maggiore età. L'interdizione giudiziale. L'interdizione giudiziale si ha quando colui che si trova affetto da abituale infermità di mente è dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi. L'interdizione deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell'adeguata protezione dell'incapace. Il giudice competente è il tribunale. L'iniziativa del procedimento spetta all'interessato o anche alle persone che sono in rapporto di coniugio, convivenza, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con l'interdicendo, al tutore o al curatore o al pubblico ministero. Invece, se l'interdicendo è sottoposto a potestà genitoriale o a curatela di un genitore, spetta solo al genitore o al PM, solo il genitore e il PM possono promuovere l'interdizione. Il provvedimento di interdizione consiste in una sentenza costitutiva. Dalla sentenza di interdizione deriva l'incapacità totale di porre in essere da parte dell'interdetto negozi patrimoniali e familiari. Tutti gli eventuali atti giuridici compiuti dall'interdetto posteriormente al provvedimento di interdizione sono annullabili su istanza del suo tutore o dei suoi eredi o aventi causa. La modificazione e la cessazione dell'interdizione si ha con la revoca dell'interdizione pronunziata con sentenza dal tribunale su istanza delle stesse persone legittimate a chiedere l'interdizione. E invece un'altra modificazione è la trasformazione dell'interdizione in abilitazione, cioè si ha se il giudice, pur revocando l'interdizione, pronunzi l'inabilitazione, ritenendo l'interdetto non più gravemente infermo, ma nemmeno pienamente capace. L'interdizione legale. L'interdizione legale è quella prevista dalla legge come pena accessoria per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni per reato doloso. Incapacità naturale o di fatto. È incapacità naturale o di fatto l'incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa anche transitoria come infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica e quant'altro. L'incapacità naturale è uno stato dell'individuo non preventivamente accertato mediante sentenza, di conseguenza l'atto posto in essere dal naturalmente incapace è sempre annullabile. Il legislatore ha distinto e differentemente disciplinato diverse ipotesi. Per gli atti unilaterali l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che ha contratto in stato di incapacità naturale. Per i contratti, invece, l'annullabilità è ammessa solo quando sussiste la malafede dell'altro contraente. Per alcuni specifici atti, come il matrimonio, il testamento, la donazione, l'annullamento è sempre ammesso senza che vi sia la necessità di altri requisiti. Gli istituti di protezione degli incapaci. La responsabilità genitoriale. Il decreto legislativo 154 del 2013 di attuazione della riforma della filiazione ha modificato l'articolo 316 del codice civile, sostituendo alla potestà dei genitori il concetto di responsabilità genitoriale che incombe su entrambi i genitori, a meno che il figlio sia stato riconosciuto da uno solo. L'espressione responsabilità genitoriale è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una potestà sul figlio minore, ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. La riforma. Il nuovo articolo 316,1 del Codice Civile richiede ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo e sempre di comune accordo di scegliere la residenza abituale del figlio minore. Se tale accordo dovesse venir meno, il comma 2 dell'articolo 316 del Codice Civile conferma la possibilità per i genitori di rivolgersi al giudice senza formalità. In caso di affidamento del minore a uno solo dei genitori, in base al comma 5 dell'articolo 316, il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale assume il ruolo di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. La tutela. Ai minori,
i cui genitori siano morti o per altre cause non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale sui loro figli, nonché agli interdetti giudiziali o legali, deve essere immediatamente nominato un tutore. La tutela si configura come un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile, diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare. La tutela si divide in volontaria, legittima, dativa o assistenziale. Volontaria, quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore, anche se comunque si tratta solo di un'indicazione per il giudice cui spetta chiaramente la decisione definitiva. Legittima, quando mancando la designazione, la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli adolescenti. Dativa, quando sempre mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare. Assistenziale, quando è affidata ad un ente di assistenza. Il limite, gli atti personalissimi, ad esempio testamento, donazione, riconoscendo il figlio e il matrimonio, non possono essere compiuti dal soggetto incapace neppure per il tramite del proprio rappresentante legale. Si tratta di una impossibilità assoluta. La curatela. La volontà dell'inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall'intervento di un curatore. La curatela, pertanto, si distingue dalla tutela. Perché? Il curatore non ha funzioni di rappresentanza, ma di assistenza. Cioè non costituisce, ma integra invece la volontà dell'emancipato e dell'inabilitato. L'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi. Il curatore, contrariamente al tutore, cura solo interessi di natura patrimoniale. L'amministrazione di sostegno. È stato introdotto con la legge 6 del 2004 l'istituto dell'amministrazione di sostegno. Tale istituto ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa dell'infermità anche parziale o temporanea, ovvero di menomazione fisica o psichica, può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno. Possono proporre ricorso avverso il decreto di nomina il beneficiario, anche se minore, l'interdetto o inabilitato, il coniuge o la persona con esso stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, il tutore o curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali, il pubblico ministero. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentazione o assistenza dell'amministrazione di sostegno. L'amministratore di sostegno ha l'obbligo di informare tempestivamente degli atti da compiere al proprio assistito. Sono annullabili su istanza dell'amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest'ultimo gli atti dell'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni dettate dalla legge, gli atti dell'amministratore di sostegno che, oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell'incarico, gli atti dell'amministratore di sostegno in contrasto con l'interesse del beneficiario, gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in violazione della legge e delle prescrizioni del giudice. I diritti della personalità. I diritti dell'uomo sono riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione italiana, che riconosce, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità sancendone l'inviolabilità. Oggetto, attributi essenziali della persona umana. Caratteristiche. I diritti della personalità sono essenziali, personalissimi in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona, originari, quindi sorgono con la nascita, prescindono da ogni riconoscimento giuridico, derivati invece se si acquistano durante la vita della persona, come il diritto allo status del coniuge, non patrimoniale in quanto tali diritti non possono assumere un valore di scambio, assoluti in quanto possono essere fatti valere nei confronti di tutti, erga omnes, indisponibili in quanto al soggetto non è consentito alcun potere disposto su di essi, intrasmissibili in quanto si estinguono con la morte del titolare, imprescrittibili in quanto non si estinguono per il non uso e irrinunziabili. Tutela.
Per la loro importanza tali diritti ricevono tutela sia in sede penale che sia in sede civile. In campo civile vengono tutelati con l'azione inibitoria, con la quale si richiede al giudice la cessazione del fatto lesivo, e l'azione di risarcimento, cioè sia in forma specifica sia per equivalente. Principali tipi. Diritto alla vita e all'integrità fisica. La Costituzione, articolo 32, riconosce inoltre il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo, da intendere come diritto al rispetto dell'integrità fisica, da intendere inoltre come diritto all'assistenza sanitaria che si fa valere nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche come protezione del consumatore contro i prodotti nocivi. Dal punto di vista civilistico, l'articolo 2043 del Codice Civile prevede l'obbligo di risarcimento del danno a carico di colui che, compiendo un fatto con dolo o colpa, abbia cagionato ad altri un danno ingiusto. Caratteristiche. Il diritto all'integrità fisica è irrinunciabile e indisponibile. Eccezione all'indisponibilità. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono validi se compatibili col rispetto della dignità umana. L'articolo 5 sancisce che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Diritto all'onore e all'integrità morale. Il diritto all'onore e all'integrità morale tutela sia il sentimento della propria dignità personale sia la considerazione di cui una persona gode. La norma civile attraverso cui il nostro ordinamento tutela il diritto all'onore è l'articolo 2043 del Codice Civile. Dal diritto all'onore e all'integrità morale si ricava oggi il più generale diritto alla riservatezza, che assicura una zona al riparo dalle indiscrezioni altrui, una sfera di intimità sottratta alla curiosità degli estranei. Nel Codice Civile nessuna norma tutela esplicitamente il diritto alla riservatezza in quanto tale, tuttavia sono comunque rinvenibili frammenti di tutela. L'articolo 10 del Codice Civile tutela il diritto all'immagine. La legge sul diritto d'autore, 633 del 1941, protegge l'immagine, gli iscritti, appunto, alla stessa identità. Il fondamento normativo. Allora, l'articolo 2 della Costituzione, no? E poi anche dalle sue specificazioni, come l'articolo 13, 14 e 15 della Costituzione, ma anche l'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, sostanzialmente i diritti diciamo, della persona umana sono questi diritti che vengono non solo costituzionalizzati a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Diritto alla libertà e alla esplicazione della propria attività. La Costituzione protegge la libera esplicazione dell'attività e personalità dell'individuo, riconoscendo ai cittadini molteplici libertà, tra le quali ricordiamo la libertà di locomozione, di residenza, di comunicare, di corrispondere, di riunione, di associazione, di professare la propria fede religiosa e molte altre ancora. Pertanto sono nulli tutti quei negozi con i quali si sacrificano in modo assoluto queste libertà. Un altro diritto molto importante è il diritto al nome. Tale diritto è riconosciuto in quanto il nome rappresenta il segno legale distintivo della persona. La tutela posta a protezione di un interesse individuale e sociale viene attuata in casi di usurpazione del nome e di contestazioni circa il diritto all'uso di esso. Anche lo pseudonimo o nome d'arte gode della stessa tutela del diritto al nome, sempre che però tale pseudonimo abbia acquistato l'importanza del nome. Occorre cioè che il soggetto sia noto soprattutto con lo pseudonimo. Diritto all'identità sessuale, tutelato l'interesse del soggetto al godimento della propria identità sessuale, cioè al riconoscimento del proprio sesso. Modifica dell'identità sessuale riconosciuta dalla legge numero 164 dell'82, deve essere accertata dal tribunale con sentenza, può essere rettificata a seguito di autorizzazione del tribunale negli atti dello Stato civile. Capitolo 6. La sede giuridica della persona. La sede in cui le persone vivono e svolgono le loro attività è rilevante giuridicamente perché è necessario conoscere il luogo in cui un soggetto opera e può essere reperito. Le relazioni territoriali della persona sono la dimora e il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente. A scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza per la notifica di alcuni atti giudiziari. Il presupposto richiede esclusivamente la presenza fisica della persona in un determinato luogo che abbia un minimo di stabilità.
La residenza, invece, è come la dimora, una situazione di fatto, ma implica l'effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo. La residenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge. La legge 94 del 2009, il cosiddetto pacchetto sicurezza, nel modificare la disciplina delle anagrafi della popolazione residente, ha stabilito che la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha fissato il proprio domicilio. In mancanza di questo si considera residente nel comune di nascita. Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi. Il domicilio in particolare ha rilievo per l'apertura della successione per causa di morte e per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale. Per le persone giuridiche non si parla di domicilio, ma di sede.